myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy, so don't stop me now. A Jerez, Kevin parte abbastanza bene portandosi subito alle spalle di Rainey, scattato al comando. Lo scontro in campionato si trasferisce a questo punto in pista, dove Rainey e Schwanz ingaggiano un serratissimo duello. I due campioni si alternano più volte al comando, seguiti da Alex Barros, giovane compagno di squadra del texano. Kevin cederà poi il comando al brasiliano, in questa circostanza assolutamente incontenibile. Barros riesce a superare anche Rainey, imitato poco dopo dal compagno. L'inatteso confronto in casa Suzuki accende l'entusiasmo all'interno della stessa squadra. A pochi giri dalla fine, però, il brasiliano raggela gli entusiasmi con una banalissima scivolata. Kevin non può fare altro che accettare l'inatteso regalo, vincendo davanti a Rainey. Devo ringraziare la squadra perché mi ha messo a disposizione una moto davvero fantastica. Io e Alex ce l'abbiamo messa tutta per creare il vuoto tra noi e gli avversari e non so se sarei riuscito a riprenderlo negli ultimi giri. Facevo fatica a tenere il ritmo e non volevo rischiare troppo. Poi Alex ha commesso un errore. Già al giro precedente aveva sbagliato in una curva. È stato sfortunato, ma sono cose che capitano nei Gran Premi. Vincere in Spagna è stato per me molto importante perché mi ha rimesso in corsa per il titolo. La Suzuki in questa fase del campionato è molto competitiva e quindi non devo commettere errori. In passato ho gettato al vento tante occasioni, mentre quest'anno mi sono riproposto di andare a punti nel maggior numero di gare. Mentre si avviano a correre la quinta prova, i rivali sono pressoché alla pari. Ma prima della partenza del Gran Premio d'Austria, una rilassante partita a golf. Alla fine del percorso, gli immancabili sfottò sulle capacità di golfista dimostrate da Schwanz. La giornata è rallegrata dalla presenza di un personaggio del moto mondiale piuttosto inusuale, Dolly Buster, sponsor di Andy Preining. Dopo una sessione di foto, Kevin vuol dare a Dolly una breve lezione di golf. Kevin ha tentato di insegnarle lo swing, ma ha la netta sensazione che non abbia capito molto. Questo è l'affollato paddock di Salisburgo. Kevin Schwanz si prepara alla partenza dopo aver ottenuto la quinta pole position consecutiva della stagione su un circuito che ben si adatta alla Suzuki e che offre una gran varietà di attrazioni.
ma nonostante l'ambiente allegro e spensierato, questa gara in realtà potrebbe rivelarsi cruciale per il campionato e ciascuno si sta preparando seriamente. Su questo circuito la pole position non significa molto e poi dipende tutto dalle condizioni atmosferiche. Qui il tempo cambia di continuo, pioggia, poi sole, staremo a vedere. Con Doohan tornato ai suoi livelli di competitività, sono tre i piloti in grado di contendersi la vittoria. Ma solo due di loro lottano per il campionato. Alla partenza è la cagiva di Chandler a portarsi in testa. Seguono Cadalora, Barros, Bitti e Doohan. Schwanz, alla prima curva, è settimo. Anche Niki Lauda è venuto a vedere la gara. L'ex campione di Formula 1 può così assistere al bellissimo duello che Schwanz ingaggerà con Rainey, il suo compagno di squadra Barros e naturalmente con la Honda di Doohan, favorite su questo velocissimo circuito. Liberatosi finalmente di Rainey, Schwanz concentra i suoi sforzi sul compagno di squadra che riesce a superare prima di gettarsi nel confronto con Michael Doohan, sul quale alla fine si imporrà, sfruttando anche l'inconsapevole aiuto di qualche doppiato. È stata una gara molto veloce e anche molto dura. Come già mi è capitato altre volte, sono partito male e alla prima curva avevo 5 o 6 avversari davanti. Fortunatamente la Suzuki era molto veloce in rettilineo e come si sa qui in Austria la velocità di punta è essenziale per cogliere un buon risultato. Adesso l'iniziativa è tornata nelle mani del texano, che comanda il campionato per la prima volta dalla gara d'apertura in Australia. Ma ci sono ancora 9 gare da correre, anzi 10 se si tiene conto di una gara fuori programma. Una prova della Porsche Super Cup disputata in Spagna da Kevin Schwanz con il suo fortunato numero 34. Mi sono divertito molto e devo ringraziare la Porsche che mi ha permesso di correre la Super Cup. Un ringraziamento va anche agli altri piloti che si sono comportati in modo molto sportivo. È stato davvero divertente. Ma una settimana più tardi, Kevin è di nuovo al lavoro. Questa volta sul velocissimo circuito di Hockenheim. Qui ottiene un sorprendente secondo posto con la RGV 500, veloce quanto le onde in mezzo alle quali riesce a infilarsi per piazzarsi infine alle spalle di Daryl Bitti. Purtroppo ho avuto un po' di problemi con i consumi. E poi era importantissimo guadagnare punti su questo circuito. Mi sono trovato in mezzo a due Honda e non sapevo se badare a quella davanti o difendermi da quella dietro. Naturalmente anche in Germania ho cercato di vincere e ce l'ho messa davvero tutta, ma le Honda erano veloci. La mia Suzuki era un po' più lenta in rettilineo e più di tanto non ho potuto fare. Visti i valori in campo, sono molto soddisfatto del risultato che mi permette di guardare con fiducia al campionato. Nell'ultimo giro di Hockenheim sono riuscito a entrare nel motodromo in seconda posizione, ma ormai era tardi per attaccare Bitti.
Mi sono fatto sotto per innervosirlo un po', ma lui era ancora molto veloce e non ha commesso errori. Credo che oggi siano 3 o 4 i piloti, tra cui Bitti, in grado di puntare al campionato. E ho la netta sensazione che ci dovremo battere fino all'ultima gara per avere il vincitore. Mancano ancora molte prove alla fine del campionato, quindi non bisogna perdere la concentrazione ma intensificare gli sforzi e al tempo stesso far tesoro dei punti sin qui accumulati. Adesso, con Rainey di nuovo all'inseguimento, Kevin Schwantz è in testa alla classifica, con 15 punti di vantaggio. La prossima prova si disputerà su un altro circuito favorevole alla Suzuki. Il Gran Premio di Assen ha tutti i presupposti per diventare un'altra pagina importante della veloce scalata al successo del pilota texano. Nel nord dell'Olanda, questa è la stagione più piovosa dell'anno. Ma la battaglia per il campionato è ancora rovente e combattuta con le più sofisticate armi tecnologiche. I computer sono sempre più presenti nella vita di tutti i giorni e ce ne sono a decine nei box di ogni Gran Premio. Perfino le più piccole squadre della 125 possiedono un computer portatile per registrare e analizzare i dati sul funzionamento della moto. Naturalmente, i computer più costosi sono utilizzati dai grandi team come Honda, Yamaha e Suzuki. La Suzuki possiede uno dei sistemi più sofisticati di tutto il moto mondiale. Il sistema computerizzato di controllo è piuttosto ridotto come ingombro, ma ha un programma molto sofisticato. Non è difficile da usare e viene utilizzato per raccogliere tutte le informazioni sul rendimento della moto. Lo abbiamo in dotazione dal Gran Premio di Inghilterra del 91 e questo ci permette di fare molte comparazioni con dati storici. È uno strumento utilissimo per mettere a punto la moto. E sembra funzionare, anche se è un sistema diverso dalla telemetria utilizzata in Formula 1, dove le informazioni sono trasmesse via radio. Nelle gare motociclistiche i dati vengono memorizzati da una centralina elettronica montata sulla moto e poi ricavati quando il pilota torna ai box. La telemetria ha rappresentato una grande innovazione nelle corse automobilistiche. Per noi invece non è necessaria, perché nelle moto da Grand Prix non ci sono problemi di consumo. E poi perché sulle due tempi non dobbiamo controllare la pressione e la temperatura dell'olio. Il computer ci serve più che altro per regolare l'assetto della moto. Grazie ai dati immagazzinati siamo in grado di eseguire l'operazione autonomamente, senza dover parlare al pilota. Ci basta un sistema che raccolga informazioni da analizzare con calma quando la moto è rientrata ai box. Tuttavia, la parte più delicata della preparazione è la messa a punto del telaio, perché richiede il controllo di un gran numero di parametri differenti. Possiamo controllare un grandissimo numero di informazioni. I parametri che più ci interessano sono quelli relativi alle sospensioni anteriori e posteriori, all'accelerazione, al numero di giri del motore, velocità di punta, spinte laterali, cose del genere. I dati registrati devono essere considerati insieme alle sensazioni del pilota e spesso Schwantz e il computer sono d'accordo. Kevin è davvero in gamba a registrare i comportamenti della moto. È molto raro che dica qualcosa che poi non trovi riscontro nel computer. Ci è capitato solo una volta che lui si lamentasse del comportamento anomalo della ruota anteriore e che il computer non abbia rilevato nulla di irregolare. Ma di solito Kevin è in perfetta sintonia con i dati del computer e questa concordanza di informazioni ci aiuta molto. Questa è la tecnologia attuale, ma ci sarà in futuro una moto telecomandata? Pilotata magari da un computer? Potrà mai un computer sostituire Kevin Schwantz? L'elettronica ha invaso il mondo delle corse. Telemetria, sospensioni attive, regolazioni elettroniche sono ormai parte delle competizioni motoristiche.
In Formula 1, però, tutte queste innovazioni hanno creato un divario profondissimo tra i team e hanno trasformato le vetture in macchine quasi teleguidate. In Formula 1 conta più avere una buona monoposto che essere un bravo pilota, e per questo le gare sono scontate e noiose. Nel moto mondiale, invece, anche se si arrivasse ad una regolazione elettronica degli assetti, il ruolo di attore principale resterebbe al pilota e lo spettacolo è quindi assicurato. Un pilota è capace di fare cose come questa. È meglio quindi lasciare i computer al loro posto nei box. Ad Assen, Schwanz parte bene, portandosi subito in testa alla gara. Ma quando il texano è ormai convinto di dover badare alle onde di Duan e Bitti, deve invece lottare proprio con il compagno di squadra Barrosch, che è molto bravo a portarsi in testa. Barrosch si dimostra all'altezza della situazione, nonostante la giovane età e l'ancor breve esperienza nella classe 500. Il brasiliano riesce a controllare Duan, che è in gran forma, e Schwanz, terzo alle loro spalle. La lotta per la vittoria è ormai circoscritta a questi tre piloti. Alla fine Schwanz ce la fa a superare Duan, che dopo alcuni tentativi ha rinunciato ad attaccare il brasiliano. Il duello adesso è tutto in famiglia, tra le Suzuki numero 34 e numero 9.